Buongiorno a tutti, io sono Serena e oggi sono qui con un nuovo video. Voglio farvi conoscere i top e i flop personali miei del mese di agosto. Quindi direi di cominciare, non ce ne sono moltissimi, però direi di partire. Un prodotto assolutamente top è questo olio per il corpo. Cocco bio. Allora, a me piace molto il profumo del cocco d'estate, sentirlo sulla pelle e anche nei capelli, e mi avevano consigliato, avendo io la pelle molto secca, questo olio corpo l'avevo acquistato al Tigotà. Contiene olio di mandorla e cocco e olio di cocco ed è eccezionale. Cioè, dopo la doccia lo si stende un po' sul corpo, ma non serve molto ed è sensazionale. Il profumo del cocco si sente per tutto il giorno, quindi lo consiglio tantissimo. È della marca La Bioteca Italiana, non riusciremo mai a metterlo a fuoco. Comunque sia, è assolutamente vegano, è naturale, qua dice 99% naturale, quell'1% non so di cosa si tratti. Comunque sia, ve lo consiglio. Un prodotto assolutamente promosso è questo prodotto di Avon. È un footwork, si chiama, ed è un prodotto per i piedi, per i talloni screpolati. Questo va benissimo. Generalmente non ho quel problema, ma d'estate, andando molto scalza, mi si erano seccati un po' i talloni, e questo prodotto qui, appunto, di Avon è eccezionale, consigliatissimo. Un altro prodotto top è questo scrub delicato viso della marca Le Driadi. Questo è argan e undergan, quindi sì, a base di argan. L'ho già fatto vedere in un video riguardo la skincare e è assolutamente promosso, decisamente. Spero di trovarlo ancora, credo di sì. Si acquista da Tigotà. E anche questo io mi trovo molto bene perché è delicato, non è aggressivo ed è ottimo, ottimo, ottimo. Un prodotto invece flop è questo balsamo e il suo shampoo, però ho per sbaglio ho eliminato la confezione dello shampoo, comunque sia della stessa linea, ed è questo di Fructis, Garnier Fructis, Hair Food Papaya. Sarebbe uno shampoo riparatore al profumo di papaya, ma no, nel profumo ne sente ancora, sa di formaggio questo qui, non lo consiglio proprio a nessuno, non ho visto nessun beneficio. È assolutamente anche la confezione fatta con plastica riciclata, però il prodotto, non secondo me, per i miei capelli non vale assolutamente niente, quindi bocciatissimo. Restando sui capelli invece, ho una serie di prodotti super super top che dopo 3-4 utilizzi di questi prodotti sono una linea, li avevo acquistati tramite Notino, mi sono trovata molto bene, e sono lo shampoo al cocco, è Dottor Santé la marca, abbiamo naturalmente il balsamo della stessa linea, sempre Coconut Hair, e la maschera della stessa linea. Allora, questa maschera io la uso in questo modo, inumidisco i capelli, la applico, la tengo su anche una ventina di minuti, poi li lavo appunto con lo shampoo e infine, dopo aver sciacquato tutto, uso il balsamo, perché io ho i capelli ricci, anche se non si direbbe mai, però io ho i capelli molto ricci, tendenti al crespo, e questa maschera, questa linea di prodotti me li ha decisamente riparati, ristrutturati, anche tutte queste decolorazioni che faccio, tutte, cioè ne farò 3 all'anno. Comunque sia, vanno un po' a rovinare i capelli, e ho trovato questo prodotto eccezionale che riacquisterò senza dubbio tutti e 3 i prodotti, eccezionali, veramente.
ho un prodotto che io, come sempre scema come sono, avevo eliminato la confezione, però l'ho riacquistata, quindi posso farvela vedere. Questa è ancora sigillata ed è questo bagno schiuma della linea Green Pharmacy, alla rosa moscata e tè verde. Questo qui è eccezionale, è molto particolare, ma ha un profumo buonissimo, è anche questo persistente, cioè ti lavi e il profumo del de bagno schiuma resiste, e lo adoro, cioè lo adoro veramente perché è buonissimo. Poi ok, costerà non so sui 3 euro, però è una buona dose di prodotto, è un litro, quindi sì, per un bel po' siamo a posto. È molto bello perché magari ogni tanto quando si fa il bagno, no? Si mette nella vasca e crea proprio la schiuma bella, bella densa, e ogni tanto per rilassarsi appunto va benissimo, e questo lo consiglio tantissimo, ottimo prodotto. Un prodotto floppissimo proprio è, cioè ho avuto la brillante idea, premetto, provare a fare il colore a casa da sola, e questo è il risultato, cioè si vede proprio questo stacco dal bel biondo quasi bianco, diciamo, a questo giallo pietoso. Ecco, allora, per chi fa decolorazioni come me, sconsiglio vivamente questo prodotto. È di L'Oréal Paris, si chiama Colorista, e appunto la definizione è blonde blush, quindi un biondo molto molto chiaro, che avrebbe dovuto ricordare molto il biondo che faccio io, e invece no, cioè anche qui le varie didascalie dietro, no, che da fan vedere prima e dopo, no, direi proprio di no. Non è così, anzi, pessimo. Appena l'ho fatto, nonostante io abbia i prodotti che prendo nel salone di mia sorella, dei prodotti quindi molto molto professionali, ho usato lo shampoo, quello antigiallo, l'ho tenuto su anche parecchio, e il risultato è stato che sotto i miei biondi qui erano lilla, e sopra non è successo assolutamente nulla, e questo qui appunto eviterei proprio di ricomprarlo, e sarà anche l'ultima volta che farò una decolorazione a casa. C'erano anni, ma non avevo tempo anzi non volevo disturbare mia sorella sempre, però è un flop totale, bocciato. Invece, per chiudere in bellezza, ho un prodotto particolare, mai visto prima, che in realtà ho vinto ad una pesca di beneficenza. A me piace molto partecipare, dare un contributo a queste pesche di beneficenza, che poi comunque andranno, i ricavati andranno per varie opere del paese, quindi sono stata fortunata ed ho trovato un set, ho pescato, diciamo, questo set di prodotti, che sono il bagno schiuma della linea Dressing Table, cioè guardate anche il packaging, che meraviglia, cioè già lì hanno vinto, tutto rosa e nero, sono due colori che io insieme adoro, il fucsia, il rosa e il nero insieme, e la sua lozione corpo. Addirittura ho conservato la confezione dove era all'interno, eccola qua, e si presentavano appunto qui dentro, era veramente veramente carino, mi piace moltissimo questo packaging, e appunto la marca è Dressing Table. Io non l'ho mai vista, non la conosco, non so nemmeno dove l'avranno acquistato, chi lo sa. Comunque sia, sono dei prodottini, bagno schiuma e la lozione corpo, al gusto di, al profumo, alla profumazione di lampone, buonissimi. Buonissimi, consigliatissimi. Se qualcuno sa dirmi dove vendono questo prodotto, ne sarei grata, perché non riesco, dovrei guardare forse in internet, magari lo trovo, ma non ho ancora avuto tempo. Comunque sia, questo è un prodotto molto molto consigliato, buonissimo. Questi erano i miei prodotti top, i miei prodotti flop.
Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti gli appassionati di prodotti per il corpo, perché qui anche per i capelli, perché qui io mi esalto con queste cose, mi piacciono da matti. Vi ringrazio di aver visto il video, ci vediamo alla prossima, ciao!